Importante intervento in diretta del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, Fabio Lagarello, che ha parlato dell'importanza di seguire le regole in questa emergenza, ma anche di alcune truffe che stanno avvenendo ultimamente. C'è una risposta molto seria della cittadinanza, la maggior parte delle persone rimane a casa. Noi siamo sul territorio H24, dichiara il capitano Garello, e saremo presenti soprattutto in questa Settimana Santa, che è particolarmente delicata, visto il weekend di festività. I controlli stanno procedendo molto bene, c'è una risposta netta, molto seria da parte della cittadinanza che si sta rivelando molto responsabile, quindi devo dire che fortunatamente la maggior parte delle persone ha capito veramente la gravità della situazione e rimane a casa, che ricordiamo la cosa fondamentale da fare in questo momento. La nostra presenza ovviamente è garantita, siamo sul territorio H24, cerchiamo di esserci il più possibile e sarà ancora di più presente in questa settimana, che è particolarmente delicata perché ovviamente si tratta della Settimana Santa, andiamo incontro poi a un weekend di festività. Per quanto riguarda invece, capitano, notizie relative a truffe in provincia di Salerno, per quanto riguarda persone che falsi addetti dell'ASL che si presentano presso le abitazioni dei cittadini per insomma consegnare mascherine, tamponi, possiamo dare dei consigli specifici insomma per quanto riguarda la sicurezza soprattutto degli anziani, di non aprire eventualmente. Nel Cilento non sono stati ancora segnalati casi del genere, ne parlavamo qualche giorno fa proprio con lei a telefono, insomma, però è bene insomma, che si faccia prevenzione e si avvisi soprattutto i cittadini, ma in particolare le persone anziane, a diffidare da queste persone. Sì, purtroppo accade, è accaduto in diverse parti d'Italia che ci siano alcune persone che tentano di introdursi all'interno dell'abitazione spacciandosi per falsi funzionari sanitari. Spesso girano in coppia o comunque una persona, perché poi il tentativo è quello per l'appunto di entrare nell'abitazione fingendo di dover fare dei controlli, di dover fornire un ausilio sanitario, i tamponi per esempio è, diciamo, il tentativo più classico. Dopodiché una persona tiene occupato l'anziano o la persona che è dentro casa, l'altra cerca di trafugare, di rubare qualcosa. E purtroppo si è già verificato più di qualche caso. Siamo fortunati, non nel nostro territorio, non ancora, però ovviamente l'attenzione va tenuta altissima, quindi evitare di aprire la porta, cercare sempre di accertarsi che si tratti di un vero funzionario della ASL, che comunque sia del personale veramente autorizzato a fare questo tipo di controllo. Ricordo che nella maggior parte dei casi, ovviamente, la loro presenza è preannunciata con una telefonata, quindi diffidate da persone che arrivano senza preavviso o che non siano state inviate in maniera ufficiale dall'ente preposto perché potrebbero essere dei malintenzionati. Diamo anche qualche consiglio a chi invece fa degli acquisti online o degli acquisti in generale. Parlo della piattaforma online perché ovviamente non potendo uscire è quella a cui si fa ultimamente maggiore ricorso. E accade spesso che ci sia una contraffazione dei prodotti, lo vediamo in tantissimi casi. Maggiore attenzione anche negli acquisti online e cercare di prevenire questo tipo di truffe perché si può trattare veramente di prodotti contraffatti assolutamente non autorizzati. Grazie capitano, per questo importante messaggio. Per concludere, perché sappiamo che lei è comunque impegnata, quindi non vogliamo prenderle altro tempo, vorrei un messaggio, da parte sua, in particolare ai cittadini di Agropoli. Voi state facendo davvero un grande lavoro e a voi, come a tutti i vostri uomini, va davvero un doveroso ringraziamento da parte di noi cittadini. Ma un messaggio, da parte del capitano Garello. Grazie mille, il vostro sostegno è veramente importante. Cerchiamo di rimanere a casa il più possibile, non uscite, uscite solo per questioni veramente impellenti e necessarie, perché proseguendo su questa linea sono sicura che riusciremo a ottenere ottimi risultati. Grazie per la collaborazione e per la delicatezza e l'educazione che vi contraddistingue sempre.